Che Natale con Satispay! Puoi dividere le spese per la tua rifa natalizia coi colleghi di lavoro, puoi fare di tutto! Bizza, è Natale e ho i bambini piccoli. Con Satispay mi paghi la fatturina? Che sia un Natale pieno di gioia, amico mio. Scarica Satispay e iscriviti con il codice Non hanno un amico, tutto attaccato, e ottieni 5 euro di bonus. Sono Luca Bizzarri e questo è Non hanno un amico, un podcast di Cora Media promosso da Satispay. Quello che non ho. Quello che non ho, come diceva il poeta, è il senso di appartenenza. Io non mi sento italiano. Io non mi sento italiano. E vai di citazioni oggi. Ma perché credo che non esistano gli italiani? Non vedo un generico italiano, non esiste. I tratti comuni possono giusto essere delle caratteristiche superficiali in zone molto ristrette, no? Cioè, sì, si può dire che i napoletani siano più espansivi dei genovesi, ma questo non vuol dire che non esistano napoletani introversi e genovesi estroversi. Insomma, mi pare sempre una cagata, buona solo per noi, per fare delle battute ogni tanto e magari fare incazzare i più esagitati. Così come non penso neppure di appartenere a un particolare genere. Io credo potrei essere catalogato come maschio, bianco, etero e anche cis, che sono andato a vedere su Google cosa vuol dire. Ma anche questa mi pare una semplificazione da asilo nido. Marco Cappato e il generale Vannacci sono due maschi bianchi etero cis, anche se ogni tanto mi sorgono dei dubbi su Vannacci. Ma non credo che ci siano due persone più distanti, con idee e ideali più diversi, con comportamenti e prese di posizione più discordanti. Insomma, credo, e magari verrò crocifisso per questo, che non esistano etero, gay, italiani, africani, norvegesi, così come credo che i diversi non siano mai diversi da uno standard, da una normalità, ma semplicemente diversi dal punto di vista di chi guarda. È il guardante a creare la diversità, non il guardato. Un ragazzo gay è diverso da me, nel senso che ha dei gusti sessuali diversi. Ma poi anche lì che cazzo ne so. Però lasciamo stare. Ma diverso vuol dire letteralmente voltato da un'altra parte, il che significa che ha una vista differente dalla mia, quindi può solo arricchirmi al limite. Può mostrarmi altri mondi, altri costumi, altri modi per godere, persino per soffrire. E quegli altri mondi possono piacermi, e allora li guardo anch'io, oppure non piacermi, e allora sti cazzi, non sono obbligato a guardarli, che li guardi lui. E diversi lo siamo tutti, uno dall'altro. Io davvero non mi capacito che ci siano persone che, restando perfettamente serie, riescano a parlare a nome dei gay o delle lesbiche o degli etero, riducendo le persone a un gruppo che evidentemente la pensa e la vede nello stesso identico modo su tutto, gruppo che non esiste però nella realtà. E questa tendenza a catalogare tutto ultimamente si trasforma nella tendenza a catalogare così tanto da non voler più catalogare nulla e a rendere tutto fluido, appunto, e le prime a rimetterci sono le vocali. Se sei nera, se sei un parassita da mantenere, ma se ti mantieni da solo, stai rubando le opportunità a un italiano. Che vedono arrivare dei nuovi segni grafici o si vedono totalmente elise, uccise in nome di non si sa cosa. Dopo le vocali ci rimettono i pronomi e quindi succede che io mi sento così e mi dovete chiamare così. E devo dire che fino a qui secondo me ci sta tutto, giusto. Però poi arriva io mi sento così e allora sono così. E lì faccio un po' fatica, faccio fatica a non dare ragione a Katia Bissonnette, Bissonnette, sì, pugile donna canadese, che si è rifiutata di incrociare i guantoni con la pugile trans Mia Walmsley, che a quanto pare è nata maschio. E va bene, per me è ottimo che tu pretenda il pronome che ti scegli. Ma se dobbiamo fare a cazzotti, mi preoccupo della grandezza delle tue ossa e della potenza dei tuoi muscoli, come ti percepisci agli occhi di chi sta per prendere da te un diretto sulla faccia, beh, diventa secondario. Ma il non voler più dare i nomi alle cose, il voler dare lo stesso nome a molte cose diverse, tocca livelli altissimi quando a tutto questo si mescola la religione. E qui è l'acido nitrico che incontra la glicerina. La chiesa inglese comincia a chiedersi se non sia il caso di cambiare il Padre Nostro perché è ritenuto troppo maschilista, troppo legato al patriarcato. Boom! E io sono d'accordo. Tanto che con l'aiuto del mio amico Martino mi sono permesso di proporre una versione alternativa. Sì, un Padre Nostro, come dire, rispettoso della diversità di genere. Da domani nelle chiese io direi questo.
Genitore 1, che sei al Pride, decidi tu il tuo nome. Venga il tuo regno, ma re o regina è uguale. Sia fatta la tua volontà, ma anche la mia e la sua, e la sua, e la sua, e la sua. No, quella di Pillon, no. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ho detto pane. E rimetti a noi i nostri debiti, un noi generico, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, debitrici, debitruciu. E non indurci in tentazione, che facciamo già abbastanza da noi, ma liberaci dalle definizioni. Amen. A domani. Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a nonhanunamico@gmail.com o nonhanunamico@coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Satispay. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.